Bene, bene, buonasera a tutti, benvenuti a questo webinar che organizziamo in collaborazione con Dili Trust, visioni e prospettive per il 2021 per il General Counsel. Grazie a Fabrizio Gallotti di Dili Trust per averci dato l'opportunità di organizzare questo momento di confronto. Grazie ovviamente ai nostri tre ospiti, che poi vi saranno introdotti da Ilaria Quinta, alla quale passerò fra pochissimo la parola, Giovanni Lombardi, Alessandra Ferrari e Germana Mentil. Grazie davvero a tutti. Io vi auguro di andare avanti, un buon ascolto su questo webinar molto interessante. Fate le domande, interagite attraverso la chat. E adesso lascio la parola ad Ilaria Quinta che modererà questa tavola rotonda, questa round table. E vi saluto tutti. Non muovetevi, c'è una slide di 3 secondi, il tempo di farmi alzare da questa sedia. Grazie, a presto. Eccoci, buonasera, grazie mille Aldo per questa introduzione. Inizio subito presentandovi quelli che sono i nostri ospiti, anche se Aldo ha già dato indicazione dei loro nomi. Abbiamo con noi oggi Alessandra Ferrari, General Counsel di A2A, Fabrizio Gallotti, Country Manager Italia di Dili Trust, Giovanni Lombardi, General Counsel Illimity e Germana Mentil, Group General Counsel di Salvatore Ferragamo. Allora, oggi cercheremo di parlare di quelle che saranno i prossimi mesi per il General Counsel. Abbiamo dato come titolo a questa tavola rotonda proprio quello di visioni e prospettive per il 2021. L'anno che si è appena chiuso è stato un anno difficilissimo per tutti quanti, per tutte le professioni, sicuramente lo è stato anche per i General Counsel. Visto che siamo a inizio del 2021, ci è sembrato questo il momento migliore per cercare un po' di riflettere su quelle che possono essere le sfide, le prospettive, perché insomma ogni sfida rivela sempre anche dietro di sé un'opportunità per chi fa questo mestiere. Cercheremo oggi di capire anche dal punto di vista pratico che cosa possono fare i giuristi d'impresa. Se volete farci delle domande, vi basta semplicemente cliccare sull'icona Q&A, porci la vostra domanda, possibilmente potete anche indicarci se avete una preferenza sullo speaker, che volete risponda a quella domanda e poi insomma, verso le 6, cercheremo insomma di leggere le vostre domande. Allora, inizierei subito su una parola che sintetizza, a mio modo di vedere, quella che è un'esigenza, ma anche una richiesta stringente che viene fatta sempre di più ai General Counsel. Questa parola è la parola efficienza. Che cosa ne pensate, Giovanni Lombardi? Intanto saluto e ringrazio per l'invito, saluto i colleghi e ringrazio appunto per la partecipazione. Efficienza se ne sente parlare ormai sempre di più, ma sono per la verità anni che al ruolo del legale interno d'azienda, specie in quelle realtà in cui si combinano tematiche di compliance e tematiche di assistenza legale o societaria, si cerca di ottimizzare tutti i processi interni aziendali. Diciamo, dal mio punto di vista, quindi all'interno di un emittente quotato banca in cui gli input da una parte e i vincoli regolamentari e normativi dall'altra sono sempre maggiori, l'esercizio di efficienza è una sorta di slalom speciale fra paletti e restrizione posti da terzi, se vogliamo. Per un anno in cui i pochi appassionati di sci hanno potuto esercitare questa attività ludica, a cercare di farlo in azienda è sempre più stimolante. Il General Counsel, nelle realtà molto strutturate,
ha un ruolo oramai al pari delle funzioni di business. Sempre più spesso è abbinato alle funzioni di controllo dei rischi, ad esempio, o nelle realtà dove questo è permesso dalla normativa e dalla regolamentazione, alla funzione di compliance, come dicevo prima. Quindi il coinvolgimento nell'ambito di tutti i processi aziendali e l'obiettivo di farli diventare più efficienti, più veloci e più adattivi, direi, più che più efficienti in generale, cioè l'idea di costruire delle normative interne che possano consentire la rapidità di adattamento. E quest'anno, come dicevi tu, cioè l'anno appena passato, è stato sicuramente molto impegnativo e intenso per tutti, e credo che abbia dimostrato che quelle strutture anche interne che già si erano date o nascevano con criteri di efficienza si sono dimostrate poi più agili e reattive nella possibilità di adattarsi a un contesto che è radicalmente cambiato. Basta pensare a non solo alle modalità di lavoro, quindi a tematiche di efficienza nell'attività giornaliera. Credo che questo abbia dimostrato come un emittente come il Limiti, che sapete, non so quanti la conoscano nel dettaglio, però di fatto è un emittente molto giovane, quindi aveva il vantaggio di avere appena costruito il suo set di normativa interna e di processi interni. Questo ha fatto sì che la possibilità di adattarsi e testare sul campo l'efficienza dei processi che eravamo dati. E su questo credo che il ruolo del legale interno d'azienda in generale sia focalizzato sul mondo business, o sia invece focalizzato sulle tematiche più societarie, alla fine abbia avuto la possibilità di testare sul campo questi elementi e da un certo punto di vista anche riaffermare o cominciare ad affermare veramente quello che può essere un ruolo cruciale in certi snodi dell'attività aziendale. Quindi diciamo un'accelerazione di questa necessità di un efficientamento che in realtà era già un trend dagli ultimi anni. Germana Mentile, cosa ne pensi? Buongiorno, sì, concordo pienamente. Io direi che sono due, diciamo, le principali sfide, almeno che nel nostro settore, anche noi siamo una realtà quotata, quindi abbiamo tutto l'apparato regolamentare che impone, diciamo, dei processi in qualche modo strutturati e che quest'anno, diciamo, si sono dovuti confrontare con un mondo intorno, in movimento, un mondo che ha cambiato tutto, da un lato a livello di ufficio e di azienda, il modo in cui ci siamo relazionati tra funzioni, però per noi ha cambiato anche tanto a livello proprio di contenuti, un po' del supporto che le funzioni ci chiedevano. Per esempio, noi eravamo abituati ad avere la sfilata, quindi l'evento live con le persone, gli inviti, cioè le società del fashion sono società in cui la convivialità, il ritrovarsi, l'aggregazione delle persone è diciamo, un po' l'anima, no? Lo sfilata, lo showroom, avere tutti i buyer che da tutto il mondo venivano in azienda, insomma, per vedere le collezioni e tutto questo in 448 l'azienda si è dovuta, diciamo, reinventare, quindi con le sfilate digitali, con eventi digitali, con showroom digitali, e questo ha comportato che proprio a livello anche operativo da parte nostra l'esigenza di ripensare un po' tutto, no? Perché poi tutte le aziende si strutturano, hanno dei format che un po', diciamo, non dico che si ripetono, però diciamo dei binari già prestabiliti, che erano i binari che avevamo costruito col team e tutte le funzioni, diciamo, aziendali negli anni con delle dinamiche quasi ripetitive, che sono state scandagliate improvvisamente. Quindi questo, secondo me, è stato una grande sfida per le funzioni e poi ovviamente noi, essendo di supporto, abbiamo dovuto ridisegnare un po' anche proprio tutti i rapporti con moltissime controparti, trovare delle soluzioni innovative, nuove, anche senza magari avere supporto giuridico o comunque dovendo trovare una risposta immediata perché a febbraio, quantomeno quando è proprio scoppiata la pandemia, noi avevamo appena finito la sfilata, eravamo pronti per aprire
il nostro showroom di Milano che andava avanti, sarebbe dovuto durare un mese quando si è bloccato tutto. Quindi questo piuttosto che i contratti che magari erano più concentrati su avere dei guest, special guest per eventi e quindi ora invece ci siamo molto dirottati sulla parte degli influencer, quindi anche qui c'è proprio stato un diverso peso di attività, ecco, sono cambiate le attività aziendali, soprattutto in questo ambito, e questo ha certamente richiesto, diciamo, un impegno non indifferente da parte del nostro ufficio, soprattutto delle funzioni che danno supporto al marketing, alla comunicazione, a tutta la parte, diciamo, anche commerciale, le chiusure dei negozi, insomma, non so, il nostro settore è stato pesantemente colpito. Ecco, tutto questo unitamente al fatto di lavorare tutti in smart working. Noi peraltro in questo siamo stati molto avvantaggiati perché avevamo fatto un pilota, ci eravamo candidati a fare, quindi eravamo pronti da questo punto di vista a lavorare in smart. Questo ci ha molto aiutato, ad esempio, nel dare supporto in quel momento. Però, insomma, sì, è stato un anno di sfide e l'efficienza, ovviamente tutto questo senza cambiare, con tempi molto più rapidi rispetto a quelli che avevamo e senza aumentare il budget, ovviamente. Quindi poi questa costrainte del dover fare lo slalom mi ci trovo. Io ero con lui sulla pista a gareggiare, ecco. Certo, insomma, poi come dicevi, oltre alle attività sono cambiate anche le modalità del lavoro. Questo è un tema molto importante su cui dopo sicuramente vorrei ritornare, però vorrei rimanere ancora sull'efficienza, perché molte direzioni legali sulla via appunto di efficientare si sono organizzate predisponendo una funzione specifica, le legal operations, all'interno del proprio team. È in sostanza una struttura organizzativa che spesso è affidata anche solo ad una persona, perché poi chiaramente questo dipende anche dalle dimensioni della direzione legale stessa. Questa persona, questa risorsa o queste risorse aiutano i giuristi seguendo per loro tutto il lavoro che non è squisitamente legale. Vorrei sentire l'esperienza di A2A su questo tema. Buonasera, Aria, buonasera a tutti. Grazie per l'invito. Mi sentite bene? Forte e chiaro. Sì, a proposito di efficienza, appunto, la funzione Legal Operations, che è molto diffusa all'estero, ma è ancora poco diffusa in Italia, ha proprio l'obiettivo di creare efficienza nei processi dell'ufficio legale. Una figura di supporto al General Counsel che è utile, come diceva lei, soprattutto nelle aziende di grandi dimensioni e che fa in sostanza ciò che il General Counsel non ha tempo di fare o a volte non è capace o non ha voglia di fare. Penso per esempio alle tematiche di budget, per quanto mi riguarda il supporto della funzione Legal Operations è assolutamente fondamentale. I compiti sono, come dicevo, semplificazione e miglioramento dei processi, gestione del budget, gestione del panel dei fornitori, gestione anche dell'archivio, e poi, per esempio, l'introduzione di strumenti di intelligenza artificiale. Noi abbiamo introdotto la funzione a settembre del 19 e devo dire che siamo molto soddisfatti perché il fatto di avere un presidio unico per questo tipo di tematiche in un complesso organizzativo come il nostro, che comporta circa 50 persone, quindi siamo una direzione legale abbastanza grande, fa sì che ci sia un governo centrale dei numeri, un governo centrale, un'ottimizzazione dei processi e anche un'omogeneizzazione dei processi stessi, e poi dà modo ai legali interni di concentrare la loro attenzione su le scadenze giudiziarie o comunque insomma le attività di consulenza legale propriamente detta, centralizzando in un'unica funzione invece proprio lo studio e il miglioramento dei processi e delle best practices.
Quindi la figura che si è creata nel team di Legal Operations, che è appunto una figura che è stata affiancata a una responsabilità che esisteva già prima, una figura che si occupava di recupero crediti e sinistri, abbiamo aggiunto questo cappello di responsabile Legal Operations. È una figura, idealmente, ma anche nel nostro caso, ibrida tra il giurista d'impresa esperto che deve conoscere come lavora una direzione legale di un'azienda e come lavora in particolare quell'azienda, l'esperto di finanza e anche l'esperto di processi, e poi deve avere anche notevoli soft skills, perché deve intanto rapportarsi con il General Counsel, perché per molti aspetti è proprio il braccio destro del General Counsel, e poi si deve rapportare anche con il resto del team legale, perché deve naturalmente ascoltarli interpretando le loro esigenze e per poi farsi portavoce e cercare di riflettere queste esigenze nei processi che, appunto, come dicevo, devono essere sempre più snelli. Inoltre deve avere anche una forte spinta verso l'innovazione, perché è perlomeno quello che si occupa, la funzione che si occupa dello scouting di soluzioni di legal tech e di intelligenza artificiale, quindi soluzioni per semplificare la nostra attività, per esempio nella gestione dei fornitori. Per esempio, noi abbiamo iniziato a usare una piattaforma di legal procurement, la gestione dei pagamenti, oppure anche, per esempio, stiamo valutando un applicativo di contract management dal punto di vista della contract review, quindi per semplificare nelle acquisizioni più semplici le operazioni di due diligence, con il doppio beneficio di ridurre naturalmente il tempo impiegato dalle risorse interne per svolgere le attività di due diligence e anche la riduzione degli errori. E poi ci sono altre tematiche di cui è responsabile la Legal Operations, per esempio la gestione del panel degli avvocati, che l'archiviazione di documenti, quindi un progetto di dematerializzazione degli archivi, e adesso stiamo anche ipotizzando di introdurre delle metriche per valutare il nostro lavoro e la nostra efficienza, appunto, per tornare al tema che si discuteva prima. Quindi adesso stiamo prendendo in considerazione di fare un sondaggio in cui interpellare sia tutti i componenti della direzione legale, sia i legali esterni, sia eventualmente anche i clienti interni. Però questo è ancora un po' nella mia testa. Un progetto, insomma, da sviluppare. Molto high level, sì. Certo, comunque però, insomma, mi sembra di cogliere nelle legal operations sicuramente la mission di poter seguire il General Counsel nel lavoro dell'efficientamento della direzione legale in generale. Abbiamo sentito Fabrizio Gallotti in queste tre esperienze di questi tre General Counsel che hanno parlato con noi oggi, che nonostante l'emergenza sanitaria, quindi l'emergere di nuovi temi, anche nuove cose di cui General Counsel hanno dovuto occuparsi negli ultimi mesi, la richiesta del management e l'esigenza di efficienza è rimasta tale. Oltre alle legal operations, forse possono aiutare, un aiuto può essere rappresentato dalle tecnologie per l'efficienza del lavoro dei General Counsel. È così? Ah, sì, grazie Ilaria intanto della domanda e buongiorno a tutti. In parte l'avvocato Ferrari ha toccato decisamente i temi della tecnologia, e quindi io provo dal punto di vista nostro come Dilitrust, e quindi di software provider, a darvi qualche elemento che va in quella direzione, e provo magari a rispondere con una domanda alla tua domanda. Oggi è vero che come dire, sales and marketing hanno una propria piattaforma, che è il CRM, il finance ha una propria piattaforma, il proprio ERP, il procurement ha una propria piattaforma per gestire i fornitori, quindi quasi tutte le divisioni all'interno delle nostre aziende sono dotate di piattaforme dedicate che consentono di lavorare in maniera collaborativa e in maniera molto più efficiente. Ecco, la vera domanda è:
perché anche il legal non deve dotarsi di strumenti di questo tipo? E guardando i dati, ecco, io provo a darvi una visione, avendo noi accesso ovviamente a dati che arrivano da tutto il mondo dove noi siamo presenti, il trend è un trend che lato direzione legale è iniziato da tanto. Quello che è successo con la pandemia è stato semplicemente, come dire, un'accelerazione di un processo che in realtà era decisamente ed è decisamente già maturo. Noi da un paio di anni lavoriamo con Gartner. Gartner è il primo player a livello mondiale che si occupa di consulenza strategica a livello di, diciamo, di IT o di digitalizzazione. Ecco, per fare un esempio, è il soggetto che nel 1990 coniò l'acronimo ERP. Ecco, fu Gartner che coniò questo acronimo nel 1990. E loro pubblicano una serie di studi che riguardano proprio i temi che abbiamo toccato, che hanno toccato prima i colleghi, in termini di digitalizzazione all'interno di quella che è la direzione legale. E quindi consiglio, ecco, a tutti i partecipanti, se vogliono leggerli, sono sicuramente fonti interessanti di informazioni. Emergono alcuni dati che io provo a condividere con voi e che credo che possano essere utili. In una serie di survey che loro hanno effettuato nel corso del 2020, è emerso, per esempio, che fatto 100 il diciamo lo spending, quindi il budget delle direzioni legali, ad oggi la spesa per tecnologia è pari al 3%. Nel giro di 2 anni questo numero salirà dal 3 al 10%. Quindi magari possiamo anche chiedere poi ai colleghi General Counsel se sono numeri che in qualche modo sono, come dire, coerenti con quello che è il loro modo di vedere la tecnologia. Allo stesso tempo, la stessa survey andava a chiedere ai General Counsel quali fossero stati nel 2020 i maggiori elementi di debolezza. Al primo posto, in maniera indiscussa col 48%, appariva il mancato utilizzo della tecnologia. Allo stesso tempo, stessa informazione che ha condiviso con noi l'avvocato Ferrari, secondo Gartner, la scelta strategica per diventare un team legale di eccellenza è quella da qui al 2023 di avere un legal technology expert, quindi una persona all'interno dell'ufficio legale che si dedichi a tutti i temi che riguardano la tecnologia. Quindi non vado a delinearlo ulteriormente. Quindi secondo noi è arrivato proprio il momento per il quale, dovendo l'ufficio legale portare maggiore efficienza, quantomeno a pari parità di budget, se non in alcuni casi addirittura a budget ridotti, è chiaro che la tecnologia oggi può avere un ruolo importante in quello che è l'introduzione di maggior efficienza, partendo anche da strumenti abbastanza comuni che oggi sono in altre aree delle nostre aziende. Mi basti pensare a tutti i temi che riguardano la business intelligence o il fatto di utilizzare i dati in maniera più predittiva per prendere meglio decisioni future, quindi a tutto quello che riguarda i KPI. Se pensate oggi, tutte queste tipologie di attività, quindi lavorare sui temi di business intelligence o lavorare sui KPI, sono tutte aree che, se guardiamo sales and marketing o tutta una serie di divisioni all'interno aziendale, sono molto utilizzate, ma all'interno dell'ufficio legale ci sono tantissimi dati che possono essere utilizzati in maniera predittiva, per esempio. Quindi anche i temi che citava l'avvocato Ferrari di intelligenza artificiale o di machine learning o tutto quello che può aiutare ad analizzare i dati in maniera puntuale e a prendere migliori decisioni per il futuro. Quindi questo per noi va nella direzione di adottare piattaforme collaborative, piattaforme che non siano dei silos separati che non dialogano tra di loro, e quindi anche qui, perché introdurrebbe semplicemente un'inefficienza, ma quindi strumenti che si parlano tra di loro in maniera puntuale, strumenti che siano in grado di evolvere con quello che sono l'evoluzione del business, perché oggi poi il rischio, io ho citato prima l'ERP, l'ERP è un qualche cosa che è nato negli anni 90, ma che inizialmente ha avuto un impatto fortissimo e poi un grosso insuccesso legato al fatto che erano dei monoliti che non si evolvevano con quello che era l'evoluzione del business. E quindi il compito dei software vendor, quindi così di Dealy Trust come di tutti gli altri software vendor, è quello di pensare a un qualche cosa che sia in continua evoluzione per stare al passo con quello che è la velocità di crescita delle richieste che la direzione legale ha.
anche perché poi, come dicevi giustamente, è un trend che riguarda tutta l'azienda, quindi non è una cosa che riguarda solo il General Counsel, quindi il General Counsel non può rimanere escluso da questa tendenza dell'utilizzo della tecnologia per insomma velocizzare i processi ed efficientare anche quello che è il suo lavoro. C'è un altro tema che secondo me la pandemia ha reso ancora, su cui la pandemia ha reso ancora più evidente l'importanza anche di un impegno da parte dei giuristi d'impresa. Noi su inhousecommunity.it e su MAG ne abbiamo parlato più volte dell'evoluzione del ruolo del General Counsel, che negli ultimi anni si è trasformato dal professionista che si occupa di fare ciò che è legale in azienda al professionista che inizia a occuparsi di quello che è giusto fare in azienda. Quindi un grande trend per il 2021 sarà sicuramente quello della sostenibilità. Vorrei chiedere ad Alessandra Ferrari e poi insomma sicuramente anche agli altri General Counsel in che modo il giurista d'impresa si può inserire in questo tema. Sì, grazie per la domanda. Io sento un eco, però non so se. No, adesso no, forse non si sente più. Ecco. Ok, meno male. Come diceva lei, c'è una crescente attenzione alla sostenibilità, alle tematiche cosiddette ESG, che sta per Environmental, Social and Governance, perché molti stakeholder delle aziende le stanno orientando verso una crescente rilevanza di questi temi, sia per quanto riguarda le istituzioni europee, sia per quanto riguarda le comunità territoriali, sia il mondo della finanza. Quindi gli investitori istituzionali, in particolare gli investitori etici, sono attentissimi a questi temi. E ESG, dicevamo, Environmental, Social e Governance. Governance è sicuramente un tema di cui il General Counsel già si occupa, però anche sui temi più Environmental e Social sicuramente il General Counsel può contribuire. Tipicamente il General Counsel gestisce la governance, però è sicuramente in un'ottima posizione per incidere sulla cultura aziendale in senso più ampio, prestando maggiore attenzione alla componente environmental e alla componente social, non soltanto tramite l'etica e la compliance, ma anche prestando attività per migliorare il successo sostenibile, la compliance regolatoria dell'azienda e anche una gestione del rischio in senso sostenibile, per esempio appunto elaborando strategie di mitigazione dei rischi che possono essere relative appunto a temi ESG. Per quanto riguarda A2A, naturalmente la componente environmental è molto forte, perché comunque visto il business di cui ci occupiamo, naturalmente i temi della transizione energetica e dell'economia circolare sono al centro della nostra attività e in particolare al centro del nuovo piano industriale che è stato annunciato la scorsa settimana e che tra l'altro ha una visione per la prima volta di lunghissimo periodo, perché ha una visione decennale questa volta. E quindi temi come la New Green Economy e gli obiettivi di decarbonizzazione sono chiaramente al centro del piano. In particolare ci sono degli ambiti chiave che sono quello dell'energia, quello dell'ambiente e quello del ciclo idrico, che vuol dire per esempio per quanto riguarda l'energia investire in impianti per la generazione da fonti rinnovabili. Ecco, per esempio il General Counsel lavora su tutte le tematiche di M&A anche sul fotovoltaico, naturalmente supportandole in un'ottica appunto di mitigazione del rischio. Altre questioni su cui può operare General Counsel in supporto dell'azienda per quanto riguarda le tematiche di sostenibilità è il supporto legale, ovviamente, per quanto riguarda la relazione con gli investitori, per la redazione del bilancio integrato, bilancio di sostenibilità. Poi l'assegnazione degli obiettivi. Noi in A2A abbiamo una regola
in base alla quale tutti i dirigenti hanno degli obiettivi legati a parametri di sostenibilità che pesano il 5% del nostro MBO. E quindi naturalmente anche il mio team, io stessa e il mio team abbiamo obiettivi di questo tipo e quindi la formulazione di questi obiettivi naturalmente è un'attività che ci impegna ogni anno. Poi c'è il supporto alla finanza sostenibile, ossia la finanza che coniuga l'attività finanziaria con la sostenibilità e quindi indirizza le risorse finanziarie in iniziative che hanno un impatto positivo in ambito ESG. Quindi noi in passato abbiamo sottoscritto sia una linea di credito sostenibile che era legata a due precisi parametri di sostenibilità e quindi i margini del prestito erano legati a due specifici obiettivi, appunto, e il raggiungimento dei target di sostenibilità di questi due obiettivi consentiva di raggiungere e ottenere dei tassi più favorevoli. Poi abbiamo emesso anche un green bond, quindi proprio un prestito obbligazionario di durata 10 anni e con i proventi delle emissioni destinati al finanziamento di progetti di sostenibilità. Poi di nuovo il business di cui ci occupiamo favorisce il fatto che la nostra attività legale sia focalizzata su tematiche ambientali naturalmente di economia circolare, quindi la consulenza legale sull'interpretazione della normativa ambientale per noi è l'ordine del giorno, quindi per esempio sento di nuovo l'eco, spero che voi non lo sentiate. Per esempio il tema della gestione dei rifiuti, quindi un tema che ci ha occupato recentemente, abbastanza recentemente, è la redazione di contributi giuridici volti alla definizione del cosiddetto end of waste, ossia quando finisce la natura di rifiuto e invece ricomincia ad essere un bene dopo il trattamento. E poi le tematiche di compliance che comunque fanno più parte della S forse, quindi sia Fair Employment Practices ma anche il rispetto dei diritti umani, la revisione del codice etico, le policy anticorruzione, la privacy, il patto di integrità che abbiamo fatto sottoscrivere ai fornitori. Queste sono tutte tematiche che rientrano nel cappello S di ESG e sono tutte tematiche che naturalmente rientrano nell'ambito di responsabilità del General Counsel nelle società, come diceva il collega di Illimity, in cui la compliance può essere parte integrante del team legale come nel nostro caso. Una nota più ludica, se vogliamo, è infine il team building sostenibile, ossia tutti gli anni quando si poteva, perché adesso purtroppo vista la situazione non abbiamo più potuto organizzarlo, però abbiamo organizzato con il mio team un offsite con uno sfondo di sostenibilità, ossia siamo andati in siti di varie associazioni ambientaliste diverse, scegliendone una diversa ogni volta, in cui abbiamo passato una giornata all'aria aperta facendo sia attività di team building ma essenzialmente attività di volontariato per tutelare l'ambiente. Quindi una volta abbiamo pulito per esempio un parco, un'altra volta abbiamo fatto giardinaggio in un'oasi di un sito di cui non cito il nome, di un'organizzazione che si occupa della protezione degli uccelli e via dicendo. Quindi insomma, questo è stato il nostro piccolo contributo più divertente, se vogliamo, ma sempre sotto il cappello della sostenibilità. Bene, molto interessante. Volevo avere un commento su questo anche da Giovanni Lombardi, perché la sostenibilità sicuramente sarà al centro dell'attenzione anche nel mondo bancario, e mi sento di aggiungere anche un altro tema che sicuramente è nell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'ONU e che non è fra quelli che ha citato Alessandra Ferrari, che è un tema però a me molto caro e anche a Giovanni, quindi insomma volevo appunto chiedere a lui anche su questo, volevo chiedere a lui anche di questo, gender diversity. Il General Counsel forse può avere un ruolo anche su questo fronte qua, cosa ne pensi? Allora, lascerei il tema gender diversity come ultimo, visto che faccio sostanzialmente il genere meno rappresentato fra i General Counsel in questa riunione e mi fa solo piacere.
Considero Fabrizio un alleato di genere, ma diciamo su un fronte, diciamo su una sponda tecnologica, appunto agli strumenti, diciamo, tecnologici per supplire e raggiungere la parità, però battute a parte. Io credo che si debba fare una forte distinzione quando si parla di sostenibilità e di tematiche ESG in generale, andando a guardare il business che viene svolto dalla singola società. Perché senza partire da quel presupposto, c'è un presupposto molto concreto, credo che altrimenti si rischia troppe volte di parlare di ESG, come è stato in anni passati, in termini che poi difficilmente possono scaricare i propri effetti a terra. E quindi sicuramente il business bancario, se vogliamo, ha tante opportunità concrete. I business industriali poi hanno tematiche ambientali dove magari il loro impatto può essere immediato e diretto, penso alla catena dei fornitori, penso a tanti elementi che possono veramente avere un impatto concreto e immediato nelle scelte, anche banalmente di procurement. Per una banca le scelte di procurement in realtà sono abbastanza marginali sull'impatto che concretamente possono avere. Sì, certo, possiamo pensare a fornitore della carta delle stampanti, ma per una banca che nasce digitale la carta sostanzialmente è un po' una sorta di scoria radioattiva da neanche far entrare in ufficio. Oppure possiamo pensare alle politiche aziendali sulle flotte delle auto aziendali con limitazioni particolari alla tipologia di automobile che i dirigenti possono scegliere. Sono comunque impatti molto limitati se guardiamo quel lato dell'attività. Mentre se i processi aziendali sulle linee di business vengono disegnati fin dall'inizio con l'ambito e con l'occhio alle tematiche di sostenibilità, ecco allora che anche un business sostanzialmente di servizi come quello bancario può avere effetti concreti. E vi faccio un paio di esempi che a mio avviso possono rendere bene l'idea. Come limiti abbiamo inserito il criterio del rating di sostenibilità o un rating ESG dei clienti nel fascicolo che viene analizzato ai fini dell'erogazione del credito. Quindi, oltre alle valutazioni che si fanno sulla clientela rispetto al merito del creditizio, alla bontà dell'iniziativa corporate che magari viene finanziata, vengono analizzati gli impatti di quell'attività e come quell'azienda, cliente della banca o futuro potenziale cliente della banca, tratta le tematiche di sostenibilità. E questo ovviamente serve a fare sostanzialmente da volano di diffusore di cultura aziendale che anche in settori più tradizionali possa sostanzialmente spingere le aziende a mettere al centro delle loro priorità tematiche di sostenibilità. E questo sicuramente è uno degli ambiti. Altri ambiti possono essere le attività che stiamo facendo come limiti nel settore degli NPL, cioè dei crediti non performing legati al business del fotovoltaico, dove in Italia c'è un grande mercato di quelle attività ancora inespresso, dove l'obiettivo non è per una banca come noi la realizzazione del semplice credito che andiamo a comprare, ma sostanzialmente il rilancio di quelle attività, la rimessa in bonus di quelle attività e quindi un contributo fortemente positivo come iniziativa. O un altro esempio può essere porsi la domanda della destinazione a finalità anche sociali di alcuni asset sottostanti le garanzie che andiamo a realizzare come banca. Quindi sostanzialmente esempi di quelli che possono essere impatti concreti. Impatti concreti nelle tematiche di sostenibilità, a mio avviso, si possono realizzare se e solo se le tematiche di sostenibilità perdono definitivamente l'idea di essere principalmente temi da comunicazione e diventano invece tematiche concretamente analizzate e trattate nell'ambito dei processi di business veri e propri. Quindi sono natie, come si usa dire, non soltanto del processo, ma proprio delle valutazioni che il business porta avanti. E queste come considerazioni, se vogliamo, un po' alte, ma che spero possano dare l'idea anche di come il mondo bancario possa effettivamente contribuire a questi obiettivi che sono sicuramente importanti. Eviterei di entrare
sul terreno che io trovo in realtà un po' più scivoloso, cioè quello del legale versus giusto, cioè dare al tipo di consulenza che spesso siamo chiamati a fornire una componente etica può portare a soluzioni non sempre ottimali, e su questo secondo me un sano esercizio di pragmatismo è opportuno mantenere, proprio per evitare poi di trovarsi, diciamo, troppo sbilanciati dalla parte opposta e quindi esporre diciamo, la propria società a un rischio reputazionale tutte le volte in cui si sbandierano, si fanno delle tematiche di sostenibilità più elementi di comunicazione, come dicevo prima, che di effettiva connaturato elemento al business. Gender diversity, sicuramente il ruolo del general counsel in generale della funzione societaria barra legale o di corporate governance, se vogliamo definirla anche così, può avere un contributo, può dare un contributo importante a colmare ancora quello che c'è nel nostro paese in termini di gap per quanto riguarda le figure del genere meno rappresentato ai vertici delle aziende. E parlo ai vertici delle aziende in generale, non solo nell'ambito della figura del general counsel, dove una sostanziale parità si sta di fatto raggiungendo. Il vero tema che vedo per colmare quel gap è attribuibile a quello che è stata la tendenza degli ultimi 40 anni nel nostro paese, quindi non è neanche pensabile che quel gap di competenze venga diciamo colmato creando dei manager di fatto senza esperienza passata. Il vero punto è puntare sugli ingressi in azienda e con dei percorsi formativi che puntino veramente a una parità di genere fin dall'inizio del processo aziendale, quindi che portino ad una crescita e diciamo in termini di parità fin dall'ingresso in azienda, e soprattutto contribuiscano a vedere nell'elemento di diversità di genere un elemento di vero arricchimento di dialogo all'interno dell'azienda, ma a livello di ogni funzione, non soltanto a livello delle funzioni legali, dove per la verità, per quella che è la mia esperienza, c'è un discreto equilibrio da un punto di vista di genere rappresentato all'interno della funzione legale in generale nelle aziende. Quello che vedo che effettivamente manca è un tema di parità di genere nella fascia, diciamo, del top management, perché a livello di consigli di amministrazione il riequilibrio è sostanzialmente stato forzato dall'introduzione delle normative che avevano esattamente quella finalità. Diciamo, a livello di entry level aziendale si sta formando, e sempre di più le aziende, anche quelle più tradizionali o diciamo con maggiore tradizione di business industriale, stanno mettendo molta attenzione al tema della parità effettiva di nuovo, e non una parità solo sbandierata perché il consiglio d'amministrazione rispetta pienamente le regole di buona governance sulla parità di genere. Manca ancora da colmare la fascia, diciamo, da cui poi andare a tingere il top management di domani, cioè quelli che poi dovrebbero contribuire tipicamente ai comitati di direzione manageriali, dove in realtà si assiste ancora a un gap non banale di gender diversity. E su questo, secondo me, i ruoli della governance devono lavorare a cooperare strettamente, soprattutto con la funzione HR e soprattutto nei percorsi di formazione e di selezione. In questo vedo un forte possibile contributo rispetto alla dialettica tra le altre funzioni. Grazie, molto interessante. Passerei a Germana Mentile e le chiederei, appunto, chiaramente, oltre a interpretare la visione di quello che può essere il valore aggiunto del General Counsel in materia di sostenibilità, volevo anche chiederle se, appunto, quello che gli studi legali stanno facendo su questo fronte è abbastanza, cioè si stanno organizzando per un'offerta di servizi dedicata alla sostenibilità che per voi è efficace, efficiente, oppure insomma ci sono dei servizi che sarebbero utili e che ancora il mercato degli studi legali non offre? Beh, a livello, diciamo, di
di mia esperienza personale, noi come azienda da tempo, diciamo, siamo dalla tradizione del nostro fondatore, siamo sostenibili, tra virgolette, un po' per definizione, nel senso che il nostro fondatore ha scelto tutta una serie di materiali quando ha iniziato tutta la sua, insomma, la sua attività, sempre un po' alternativi e su questo è stato per anni, diciamo, il punto di forza dell'offerta del marchio. Ovviamente con l'evoluzione, col tempo, la nostra azienda ingrandendosi come tutte e con l'industrializzazione, magari alcune di queste peculiarità si sono magari perse nel prodotto, ma diciamo c'è sempre stato un forte impegno a recuperarle. Sicuramente nei processi, sicuramente nella sensibilità che ha e nella cultura aziendale. Quindi da questo punto di vista io mi sentirei di dire che nella nostra azienda è permeata la sensibilità alle tematiche di sostenibilità in generale. Facciamo la rendicontazione, insomma, sul bilancio sociale, la rendicontazione non finanziaria, quindi ci sono tante funzioni, addirittura noi abbiamo una funzione dedicata alla sostenibilità, con un dirigente che, si occupa peraltro anche di strategia proprio per garantire l'integrazione. Quindi da questo punto di vista, mi sento di dire che tutto il management è committed verso queste tematiche. Noi come supporto, come ufficio legale, ovviamente siamo impegnati a diciamo, in tutte le tematiche che sono già state menzionate da chi mi ha preceduto. Io come ufficio legale, come General Counsel, sono anche membro del comitato etico. E questo, diciamo, non tanto per dare così una valenza, rafforzare, diciamo così, il messaggio, quanto proprio per garantire il rispetto a 360 gradi anche da parte, diciamo, dei dipendenti e garantire un presidio. Il comitato etico dipende dal consiglio di amministrazione e quindi si è voluto dare questo supporto e col whistleblowing che poi, insomma, tutte le società quotate hanno implementato per garantire una risposta ancora più super partes di aderenza al comitato etico. Abbiamo implementato tantissime attività nei confronti della filiera, anche noi a livello di finanza sostenibile abbiamo dato supporto alla funzione finance per queste attività, abbiamo fatto tantissime iniziative. A livello di studi legali mi sento di dire che invece su questo io credo che ci siano degli ambiti di miglioramento, perché secondo me è ancora una vera spinta propulsiva, io non l'ho notata personalmente. Forse anche perché, in realtà la sostenibilità è dentro, le attività, cioè non so come dire, non è che l'ufficio legale, fa un qualcosa in più, se non magari le iniziative che anche la collega ha menzionato, di trovarsi, no, degli ambiti. Per esempio, noi abbiamo deciso di misurare e di abbattere tutte le emissioni che facciamo per la parte di protezione della proprietà intellettuale, che ovviamente per un marchio come il nostro il brand e l'IP è un focus. Quindi questa ad esempio è un'iniziativa propria del nostro ufficio, però io ritengo che siano abbastanza limitate, almeno non lo so, per quella che è la mia esperienza, il contributo diretto avulso da quella che è la sostenibilità dentro l'azienda, dentro i processi aziendali. Per contro, noi invece siamo molto impegnati a dare sempre di più supporto per attività sostenibili, però che vengono promosse dalle funzioni, quindi dal prodotto, dalla funzione prodotto per il prodotto, dalla finanza, dalle risorse umane per gli obiettivi, quindi sicuramente poi dalla governance. Però ecco, un'attività individuale
io almeno, forse il nostro ufficio, la mia direzione è un po' indietro forse su questo, però noi non abbiamo un progetto nostro, ecco, che si aggiunge a quelli degli altri, se non alcune iniziative volontarie, però non mi sentirei di dire che proprio danno un grande apporto, ecco, al business aziendale. Grazie, grazie mille. Chiudo il giro con Fabrizio Gallotti, che ovviamente, insomma, se vuole dire qualcosa sulla sostenibilità va benissimo, ma voglio chiedergli anche un'altra cosa e poi dopo passo subito alle domande perché ne abbiamo veramente tantissime, quindi, insomma, mi va di leggervene qualcuna. C'è un tema che abbiamo introdotto prima, no? Il lavoro da casa. Il lavoro da casa ha sollevato tutta una serie di problematiche che riguardano la sicurezza dei dati aziendali. Tra l'altro ci sono state diverse ricerche in questi mesi che hanno dimostrato che proprio con il lavoro da remoto sono aumentati esponenzialmente i crimini informatici. Cosa possono fare il General Counsel per difendere l'azienda, secondo te? Ma allora, sulla parte ESG sposo quello che diceva Giovanni. Noi siamo una software house completamente digitale e quindi il contributo che io posso dare all'argomento si limita in realtà alla parte sicurezza e audit, che è parte della domanda che tu mi fai. Quindi quello sicuramente è un tema che posso sviluppare, perché poi il nostro DNA è il tema di gestire le tematiche di cyber security. Parto ovviamente con un'analisi. Oggi probabilmente la direzione legale è diciamo, l'area all'interno di un'azienda che ha i dati maggiormente sensibili, i dati più sensibili. Immagino i dati di una due diligence, immagino i dati di un contenzioso, posso immaginare i dati di un brevetto, insomma, ai dati che sono all'interno dei contratti. Oppure su un mondo più retail, a tutti i dati che di fatto riguardano le persone fisiche, quindi con tutti i temi legati al GDPR. In realtà quello che è successo in questi mesi è un panorama cambiato rispetto al modo di lavorare che avevamo prima. Prima di marzo 2020, scusate, prima di marzo 2020, in realtà le direzioni legali in molti casi utilizzavano soluzioni software che erano in house, in molti casi sviluppate, pensate per essere utilizzate dall'interno dell'azienda. Ancora poche persone magari avevano addirittura la possibilità di lavorare da remoto e avere accesso a quegli stessi sistemi che nascevano per essere goduti dall'interno dell'azienda. Quindi quello che è successo, o meno quello che abbiamo visto noi succedere, è stato che in un primo momento c'è stata una corsa, ma proprio una corsa fisica, a andare a fornire tutti i dipendenti banalmente di un laptop. Se voi ci pensate, prima di marzo 2020, la maggior parte dei dipendenti di tutte le società utilizzavano un desktop. E io sono andato a rivedermi alcuni studi ex post, ovviamente, fatti negli anni passati. Nel 2019 le società, il 70% delle società dichiarava che il principale device utilizzato dai propri dipendenti era il desktop. Ora, ovviamente nel momento in cui si è obbligati a lavorare da remoto e tutti i dipendenti lavorando remoto, la prima cosa che è stata fatta è la corsa a fornire tutti quanti di un dispositivo che consentisse loro di lavorare da remoto. Il secondo step è stato quello di dire: benissimo, adesso dobbiamo fornire loro degli strumenti per vedersi, per comunicare, e quindi abbiamo cominciato a familiarizzare tutti quanti con Teams, con WebEx, con Zoom, con Meet, così li ho citati più o meno tutti e non faccio danno a nessuno. Quindi il secondo step è stato: forniamo a tutti quanti dei sistemi di videoconferenza. Perdonami la battuta, e lì è nato il nostro primo dilemma, che è stato, e tutti quanti ce lo siamo chiesti: ma la telecamera la devo tenere accesa o la devo tenere spenta? Ok? Perché così è stato. Addirittura ci sono società che si sono dati una etichetta per decidere qual era la prassi da utilizzare durante le videoconferenze. Quindi questo è stato il passaggio che è stato. Da lì in poi, quello che noi abbiamo visto nei nostri clienti è stata una maggiore attenzione invece a fornire i propri dipendenti, una volta che avevano il proprio PC e il proprio sistema di videoconferenza, gli strumenti che consentissero loro di lavorare. Tu hai citato prima, in parte nella tua domanda,
alcune informazioni interessanti e tra l'altro che avete ripreso anche voi, ma io ve le riporto. C'è uno studio di ACC, che è diciamo, l'Associazione dei Corporate Council, che è la più grossa organizzazione a livello mondiale che riunisce i Corporate Council, che ha analizzato effettivamente quello che è, diciamo, quello che è la percentuale di coinvolgimento che oggi hanno i General Counsel all'interno dei temi che riguardano i temi di cyber security. E quindi oggi tutta questa parte tutta questa area è un'area nella quale in qualche modo il General Counsel è sempre maggiormente coinvolto e deve essere sempre maggiormente coinvolto perché sono di fatto temi che riguardano la governance. E anche lì sempre più ci sono all'interno della direzione legale competenze di cyber security, perché di fatto viene domandato al General Counsel di essere parte attiva e di avere un ruolo attivo in quelle che sono le discussioni che riguardano la cyber security. E devo dire che anche qui poi i temi di cyber security sono qualche cosa che entrano all'interno della direzione legale non dalla porta di servizio ma dalla porta principale, quindi con impatti anche in termini di priorità rispetto alle cose che vanno fatte. Basti pensare che i General Counsel sono stati attivamente coinvolti in tutti quei processi che avevano l'obiettivo di mettere in sicurezza la modalità di lavoro che tutti i dipendenti dovevano avere a causa della pandemia. Quindi ecco, questo è un po' quello che noi vediamo. Quello che noi vediamo, noi oggi lavoriamo in Italia con oltre 200 grandi realtà e una sempre maggiore attenzione a una modalità di lavoro collaborativa dove ci sia sempre controllo audit rispetto a chi ha fatto che cosa, chi può vedere un certo documento, con quali permessi, ma tutte le attività che riguardano oggi la direzione legale in maniera trasparente sia dato possibile alla direzione legale di tenere esattamente sotto controllo chi fa che cosa, come lo fa, in quale modalità, con quali processi. E quindi questo è un po' quello che noi vediamo tutti i giorni. Bene, grazie mille Fabrizio. Passo alle domande. Ci sono un paio di domande che riguardano curiosità sulle legal operations, quindi mi sentirei di dire che può rispondere sicuramente Alessandra Ferrari. Poi però se qualcuno di voi vuole intervenire, basta insomma che mi facciate un semplice cenno e vi accendiamo il microfono. La prima domanda è: perché secondo voi in Italia siamo così indietro nello sviluppo delle legal operations? Qual è l'ostacolo maggiore all'adozione? E poi la seconda domanda riguarda appunto la funzione delle legal operation in A2A e questa giurista chiede se è parte del team legale oppure se è una funzione a parte. Allora comincio dalla seconda che è più facile. Sì, è parte del team legale. Come dicevo, c'era un mio riporto diretto che aveva la responsabilità di recupero crediti e sinistri e abbiamo aggiunto anche la responsabilità per le legal operations e sotto di sé ha delle persone che lo aiutano anche in questa attività. E secondo me è essenziale che sia parte del team legale questa persona perché, come dicevo, deve conoscere intimamente il funzionamento della direzione legale e i suoi membri per potersi rendere interprete delle loro esigenze e poter poi sviluppare dei processi che servono per migliorare la qualità della loro vita, diciamo, visto che comunque gente che lavora tantissimo e non ha tempo di occuparsi di processi e non è neanche efficiente che se ne occupino individualmente. Perché non è ancora tanto diffuso in Italia? Ma allora, è una funzione che esiste negli Stati Uniti, esiste anche in alcune aziende, in alcuni paesi europei, ma è tipica di uffici legali di grandi dimensioni, perché ovviamente se l'ufficio legale è di grandi dimensioni, allora anche quelle problematiche organizzative che la funzione di legal operations può contribuire a risolvere. Se l'ufficio legale è piccolo, ovviamente non ha tanto senso. Non so se in Italia negli uffici legali di grandi dimensioni è molto diffusa. Quando io ho iniziato a parlare di legal operations fino a 2 anni mi hanno guardato come se fossi pazza e come se stessi parlando di Marte, per cui effettivamente forse non è ancora molto, molto diffusa.
Forse perché i general counsel preferiscono supervisionare questo tipo di attività in prima persona, o forse banalmente perché alcuni non hanno ancora pensato al fatto che è più efficiente avere un braccio destro che si occupa di più e in alcuni casi meglio, nel mio caso sicuramente meglio, di quel tipo di tematiche. Bene, allora passerei, se non c'è qualcun altro che vuole intervenire sul tema, ma non mi sembra di vedere mani alzate, passerei a delle domande insomma, che riguardano la formazione. Allora, vorrei chiedere che cosa consiglierebbero i General Counsel ad un giovane aspirante legale in-house per potersi presentare nel 2021 come una risorsa funzionale capace di fornire sin da subito un apporto concreto alla società. Aspettate che vi leggo anche le altre due domande, così vado sul tema. Formazione dei giovani legali in tema di sostenibilità e diritto, posto che gran parte dei piani di studi universitari non prevedono insegnamenti su questa branca, quale consiglio sentite di dare per formarsi adeguatamente sulla materia? Dunque, sostenibilità, cosa fare per presentarsi nel 2021 come giuristi? E poi ce n'è ancora un'altra. Sono un giovane avvocato che si accinge a frequentare un master per giuristi d'impresa. L'obiettivo è entrare in azienda per poi arrivare a ruoli di gestione diretta del business, operations, marketing, general management, senza occuparmi del solo settore legale. In generale, è un obiettivo raggiungibile o il background legale costringe, per così dire, nel dipartimento legal? Ah, belle domande. Adesso voglio vedere chi alza la mano. Germana Mentilla. Sì, dunque, parto dalla seconda, perché ho un'esperienza diretta del mio ufficio. Io credo che in azienda, quando si entra da giovani, ci sia la possibilità, almeno molte aziende ora lo fanno, penso che chi non lo fa sia un po' indietro, lo farà, ecco, perché comunque all'estero già questa cosa nelle aziende multinazionali è scontata, quindi direi che si può fare, cioè io direi che è possibile. Io nel mio ufficio ho un bell'esempio, perché avevo una risorsa legal, con background legal, quindi un legale, che si occupava in particolare di IP e quindi dava supporto a tutte le funzioni prodotto, che aveva un spiccato interesse proprio per il mondo del prodotto e quindi diciamo, dopo aver fatto, adesso non mi ricordo, se 2 o 3 anni nel mio ufficio, essendo una persona estremamente valida, io l'ho supportato, l'ho aiutato in questo passaggio e devo dire che ora il mio collega che lo ha lavorare a questa risorsa con lui è estremamente soddisfatto, perché ci sono ovviamente delle, diciamo anche delle affinità, quindi io credo che questo abbia rappresentato per il mio giovane collega un'opportunità di realizzare un po' i suoi sogni, di essere vicino proprio al cuore pulsante di un'azienda di moda e quindi il mondo della produzione, dello stile con tutte le connotazioni. E tra l'altro per me personalmente come legale, come ufficio legale, ho avuto un grande beneficio, perché diciamo, una persona che sappia parlare, trasferire il linguaggio legale, poi magari della proprietà intellettuale, che è anche non proprio di facile intuizione, in un mondo di stilisti, quindi dove di creativi, quindi per essere così creativi sono spesso anche persone, diciamo, un po' destrutturate, passatemi il termine, in senso positivo, no? Proprio che lasciano liberi. Quindi avere una persona che sappia parlare con loro e parlare con me, per me è stato veramente una win-win situation. Quindi io mi sentirei di dire che sicuramente è una cosa possibile, ecco. Ma poi magari ci sono altri passaggi che sono più anche facili, tipo il RISC, laddove non è nell'ufficio legale, insomma, l'amministrazione, insomma, questo poi dipende un po' dalle inclinazioni delle persone. Per quanto riguarda la formazione, diciamo, anche riagganciandomi a quanto diceva
Fabrizio prima e quello che dicevano i colleghi, io penso che se io oggi dovessi selezionare una persona nel mio ufficio sicuramente non prescinderei da delle skills di carattere informatico, quindi è vero che le persone giovani sono molto più informatizzate, però io penso che, dato che io diciamo, sto sposando una informatizzazione sempre più importante della mia funzione, delle nostre attività, questa sicuramente il piacere, ecco, di smanettare, di lavorare sui dati, di fare grafici, di fare belle presentazioni è imprescindibile. Forse anche un pochino di marketing non sarebbe male, proprio perché ormai non è che siamo un ufficio legale statico che sta lì, che dà il parerino. Cioè, ormai, almeno io, le persone del mio ufficio devono essere tutti manager, e nel momento in cui i manager, lo sapete tutti, chi lavora in azienda devono fare presentazioni, vendersi bene, presentare i risultati, quindi fare bei grafici, saperli presentare, eccetera, sicuramente è una skill che viene molto apprezzata da un general counsel. Questa è la mia opinione personale. Bene, grazie. Allora, se non c'è nessun altro che vuole intervenire su questo tema, vado avanti su digitalizzazione. Forse Fabrizio, vedevo Alessandra Ferrari che forse voleva dire qualcosa, quindi prego, prego. Sì, grazie, volevo aggiungere una cosa. Ho cercato come si fa ad alzare la mano con Zoom, ma non sono riuscita a capire. Di solito uso Teams e c'è la manina. Io parlavo della mano proprio fisica. Ah, la mano fisica, allora andava bene così. Okay. Sì, sì. Volevo solo aggiungere a quello che ha detto la collega, che condivido, che secondo me la formazione giuridica, la laurea in giurisprudenza è assolutamente versatile, ma se uno vuole fare anche altro, a mio parere non si può prescindere da due cose fondamentali. Uno, la conoscenza dell'inglese, e due, la conoscenza dei numeri. Cioè, noi giuristi, io per prima, non siamo di solito fortissimi sull'analisi di bilancio e in generale sui numeri, e secondo me se uno vuole entrare in azienda e magari fare altro, è opportuno che rafforzi le sue skills su questo tipo di tematica. Ok, allora passiamo, come dicevamo, alla domanda sulla digitalizzazione. Qual è il principale ostacolo psicologico che riscontrate nell'implementazione della digitalizzazione? Costi elevati? Poca conoscenza dell'argomento da parte del top management? Benefici non facilmente o immediatamente percepibili? Fabrizio. Ma allora, in realtà la risposta è un po' complessa, nel senso che parto dalla fine, cioè benefici non facilmente o immediatamente percepibili, direi proprio l'opposto, nel senso che in realtà diventa abbastanza semplice, come dire, calcolare il ROI, il ritorno dell'investimento su una scelta di questo tipo. Non è sicuramente una questione di costi, perché oggi la tecnologia è alla portata di tutti, quindi non sono costi che possono in qualche modo bloccare una società dall'investire in quella direzione. Calcolare effettivamente qual è il ritorno, quindi il ritorno dell'investimento, è abbastanza semplice. Basta vedere oggi a quanto tempo è oggi necessario per andare a recuperare informazioni. Qualche tempo fa girava un'analisi di McKinsey che diceva che in genere i dipendenti spendono il 25% del loro tempo a recuperare informazioni. Ecco, oggi piattaforme digitali consentono di azzerare quel tempo e di far sì che un legal counsel si possa dedicare effettivamente alle cose che valgono. Io credo che la poca conoscenza sia sicuramente uno dei temi, nel senso che sicuramente una maggiore conoscenza porta a far sì che queste tipologie di strumenti, che quindi la digitalizzazione possa procedere più velocemente. Quindi sicuramente mancata conoscenza o poca conoscenza in alcune aree è sicuramente una risposta che mi trova abbastanza d'accordo rispetto a quella che l'esperienza che noi normalmente abbiamo. Poi è ovvio che anche qui, se io vado, come diceva l'avvocato Ferrari, nella direzione legale con 50 legal, è chiaro che la conoscenza, quindi dipende anche dalle dimensioni della società, secondo me. Quindi questa risposta è abbastanza
come dire, varia anche a seconda del contesto, del settore, delle dimensioni della società. Però fatto 100, come dire, gli incontri che noi oggi abbiamo con le società o con i, diciamo, con i nostri clienti, il tema della conoscenza è sicuramente un tema sul quale noi, come proprio know-how e come education, stiamo lavorando molto. Grazie Fabrizio, mi dicono dalla regia che forse anche Giovanni voleva dire qualcosa sulle domande precedenti, quindi quelle relative appunto ai consigli per i giovani giuristi d'impresa. Ah sì, in realtà ho avuto un piccolo problema con l'iPad per cui mi sono dovuto ricollegare, però sì, in realtà avevo un commento dovuto soprattutto alla possibilità di figure trasversali e mi ricollego un po' anche a quanto i colleghi hanno menzionato, al tema delle legal operations, al tema, se vogliamo, delle competenze che sono da un lato sempre meno legali e da un lato sempre più trasversali anche in termini di competenze tecnologiche all'interno delle funzioni del General Counsel o in generale delle funzioni societarie all'interno delle aziende, specie quelle di maggiori dimensioni, e sicuramente è un trend che a mio avviso va di pari passo con quello che è l'evoluzione e la maturazione del ruolo all'interno delle aziende, quindi un ruolo che è più a 360 gradi, che ha bisogno di avere collaboratori soprattutto che possano apportare e contribuire con competenze anche diverse. Per cui se da un lato la formazione giuridica è, se vogliamo, il canale privilegiato di ingresso all'interno della funzione del General Counsel in azienda, è anche vero, come nel caso della funzione che io ho la fortuna di gestire qua in banca, ci sono figure professionali che vengono da competenze e da esperienze diverse, hanno background in economia e commercio, hanno background con taglio per addirittura più pratico, anche nel settore più vicino a quello delle operation intese come business. Per cui da lì al passaggio da altre funzioni, a mio avviso, ci sono molte possibilità ed è molto legato alla, diciamo, alla cultura aziendale complessiva, oltre che alla dimensione delle aziende, che ha anche aziende di piccole dimensioni che hanno cultura di grande trasversalità di competenze, possono vedere di buon occhio, addirittura stimolare passaggi da una funzione all'altra. Ci sono aziende come Illimity che hanno programmi di job rotation al proprio interno, che quindi non sono soltanto riferite magari a funzioni, definiamole, omogenee all'interno delle aziende, ma anche e soprattutto di job rotation molto trasversali e molto anche disruptive in termini di continuità di formazione, proprio perché il contributo diverso è un grande valore aziendale, almeno per noi. Vi do un altro numero che io trovo molto interessante, che è, diciamo, sono le provenienze della nostra azienda, le provenienze rispetto a precedenti esperienze professionali. Uno sarebbe, diciamo, istintivamente portato a ritenere che una banca di fatto assuma principalmente da banche o da altri intermediari finanziari come logica di provenienza. Noi abbiamo una provenienza molto differenziata, arriva da quasi a 200 aziende diverse in quasi 12 settori industriali da un punto di vista di background, di competenze delle persone che poi sono venute a lavorare nei limiti in questi anni. Per noi forse è più semplice perché come startup che ha circa 2 anni di vita, magari è più semplice che in altre realtà, perché siamo partiti sostanzialmente da zero, quindi avendo la fortuna di disegnare un percorso e un processo che sentivamo più affine a quelli che erano i nostri obiettivi. Però il tema della formazione è un tema centrale. Come dicevo prima, io vedo molta cooperazione fra la figura del General Counsel e la figura HR, non solo nell'ambito della formazione, come ovvio che sia, ma anche sul tema che menzionavamo prima di colmare il gender gap che c'è ancora all'interno delle aziende. Così magari mi ricollego anche a una delle successive domande che mi sembrava di aver visto. Sì, esatto, ci sono su questo tema sia un commento che una domanda. A questo punto le leggo, visto che insomma mi hai dato questo assist. Parto dal commento. Il tema della parità di genere nel top management è un tema non solo numerico ma anche retributivo, quindi il problema va visto
in questa duplice luce. La domanda è questa: gli studi legali sono fornitori? In UK si tracciano non solo il numero di donne che lavorano a tutti i livelli negli studi con cui si conferiscono, ma anche la velocità di turnover delle donne. Uno studio che ha un forte turnover di donne viene penalizzato. A quando l'adozione di politiche di questo genere? Se volete continuo io come esperienza. Fa parte soprattutto nella scelta dei fornitori di capire qual è il fornitore che si ritiene più adeguato per le esigenze dell'azienda, non solo in termini di competenza specifica ma anche di cultura aziendale, e credo che il tema della condivisione della cultura aziendale deve essere visto dall'azienda proprio a 360 gradi, quindi con tutti i suoi interlocutori. Il tema della parità di genere e della parità di opportunità, dell'equo trattamento delle risorse interne da un lato e dall'altro anche dei rapporti con i fornitori, credo che debba essere visto proprio a 360 gradi, e sicuramente gli esercizi che le aziende stanno facendo sulle tematiche ESG vanno a cogliere anche questi elementi in quelle che sono le dinamiche con i fornitori. Ripeto, lì l'impatto può essere di varia natura e relativo proprio alla tipologia di business in cui si è attivi, però credo che quello sia un ambito in cui si può lavorare. A quando sarà possibile colmare la distanza rispetto a altri paesi magari di matrice anglosassone, non so se siano quelli in realtà gli obiettivi a cui dobbiamo puntare, perché secondo me perderemmo molto della diversità culturale, che poi è un vantaggio per le aziende. Quindi sono un po' contrario all'idea che si debbano importare modelli comportamentali o di relazione con i propri fornitori andando a introdurre in Italia modelli prettamente anglosassoni in questo caso, ma si debbono poi sviluppare delle policy interne o di sistema molto più affini a quello che è un background culturale aziendale proprio del paese in cui si ha la sede principale, ad esempio. Vediamo se c'è qualcun altro che vuole intervenire su questo tema, altrimenti vado avanti. C'è una domanda sul rapporto con i fornitori di servizi, quindi con gli studi legali. Come vedete per il futuro il rapporto con gli studi legali esterni e su quali profili gli studi legali dovrebbero lavorare per venire incontro alle vostre esigenze ed essere scelti come consulenti in un mercato sempre più competitivo? Vediamo un po' se c'è qualcuno che... Alessandra Ferrari. Posso rispondere io, se volete, elencando alcuni dei criteri che utilizziamo quando scegliamo gli studi legali, perché naturalmente la qualità del servizio fornito è la prima cosa, però ci sono anche altri criteri. Uno dei criteri sicuramente è l'efficienza sia in termini di rapidità, perché ovviamente una risposta fuori tempo massimo non serve a niente, sia in termini di efficienza dei costi. Quindi la voce costi è una voce a cui noi siamo sempre molto attenti, e infatti quasi sempre facciamo dei beauty contest per ricevere delle offerte, paragonarle. Questo, a mio parere, è utile anche per contenere un po' la spesa. Quindi qualità, efficienza, etica, direi. Quindi non arriviamo ancora a parlare di sostenibilità, ma mi sono fatto un appunto e questo potrebbe essere un programma, quindi ringrazio il collega per il suggerimento, potrebbe essere un programma per il futuro, però sicuramente gli standard etici sì, e quindi facciamo attenzione alla reputazione delle persone con cui lavoriamo nell'ambito degli studi legali, dei consulenti in generale che utilizziamo. Quindi insomma, consulenti con una reputazione specchiata preferiamo non utilizzarli. Quindi questi sono i criteri principali, direi, per quanto riguarda noi. Bene, se non c'è nessun altro che vuole intervenire su questo tema, passo all'ultimo. Ecco, Giovanni. Io condivido ovviamente i criteri che la collega Alessandra menzionava. Io personalmente sono sempre stato molto favorevole
ha un criterio di non concentrazione del fornitore dei servizi legali, quindi ha un criterio di rotazione degli incarichi da un lato all'interno di un panel che però deve restare a mio avviso flessibile per cogliere da un lato quella che è la dinamicità del mercato e dall'altro lato per guardare soprattutto ai singoli professionisti più che magari al nome di uno studio, ma poi guardare, proprio ricollegandomi al termine di competenze e di efficienza, poi ai professionisti che lavorano sui casi specifici e quindi sugli incarichi che ricevono. Il tema della concentrazione in capo a un solo fornitore, ma a mio avviso come vale per il fenomeno cosiddetto lock-in rispetto a qualunque fornitore di un servizio per un'azienda, ha particolare delicatezza nell'ambito di chi fornisce riceve o beneficia servizi legali dall'esterno. E, da un lato ha l'altro grande vantaggio che assicurare un'adeguata rotazione anche su tematiche omogenee contribuisce a far crescere le competenze interne alla propria funzione, alla propria direzione legale. E quindi potersi confrontare con soluzioni diverse, quindi con consulenti che possono apportare competenze diverse, per me ha un grande valore aggiunto formativo a livello della stessa direzione e funzione legale. Bene, grazie mille Giovanni. Vi leggo l'ultima domanda sulla compliance integrata. Sarebbe interessante conoscere le modalità e gli strumenti con cui si approccia una compliance integrata sempre più strategica grazie al lavoro dei General Counsel. Se qualcuno vuole condividere la propria esperienza. Prego, Alessandra Ferrari. Non so la collega di Ferragamo, ma credo che siamo gli unici presenti ad avere una sorta di compliance integrata, perché in banca sicuramente non, cioè, impossibile. Non ce l'hanno, esatto. Quindi provo a dire, dunque noi, perché dico una sorta? Perché noi, Group Compliance, coordina tutte le tematiche di compliance, ma ce ne sono alcune che non segue direttamente. Quindi faccio prima dire cosa segue direttamente e poi a dire come coordina il resto. Seguiamo direttamente la 231, la privacy, l'international trade compliance e poi ci occupiamo di cultura della compliance, che è un concetto un po' impalpabile però estremamente importante. Quindi ci occupiamo di consolidare e rafforzare la cultura della compliance nel gruppo. E poi svolgiamo un'attività di coordinamento delle altre compliance, ossia ci sono delle altre aree presidiate da altre funzioni. La più importante che mi viene in mente è la compliance antitrust, poi per esempio c'è la 262, c'è la HSE e via dicendo, e noi riceviamo da queste altre aree di compliance dei report periodici che supervisioniamo e consolidiamo e poi integriamo in un report che forniamo periodicamente all'amministratore delegato e al comitato controllo rischi. Quindi in questo senso siamo integrati, però ecco, non è perfettamente integrata perché appunto ci sono delle aree che sono presidiate da altre funzioni. Forse la domanda era nel senso di capire se ha senso una compliance nell'ambito dell'ufficio legale e quali sono i pro e i contro. Io devo dire che nella mia esperienza professionale ho visto sia la compliance fuori che la compliance dentro l'ufficio legale, e quindi ho esperienza di entrambe le casistiche. A mio parere ci sono delle sinergie notevoli e quindi secondo me funziona molto bene avere la compliance all'interno dell'ufficio legale, laddove si può, perché come dicevamo prima nelle banche non si può. Però ci sono moltissime aree di sinergia, soprattutto quando per esempio valutiamo delle nuove opportunità o ci viene presentato un problema che non è immediatamente codificabile, ma è una situazione un po' grigia che richiede che noi mettiamo a frutto non solo le nostre competenze professionali, ma anche il nostro buon senso. E queste sono tematiche su cui lavoriamo insieme a compliance e secondo me è molto importante che il lavoro sia sinergico e non sia invece con due cappelli diversi. Grazie mille. Giovanni, non so se Germana vuole intervenire,
Sul punto, io volevo soltanto confermare che anch'io vedo grande utilità nella logica della compliance integrata e arrivo forse a vederla in maniera ancora più estrema, dove a mio avviso la compliance deve essere integrata in ogni processo aziendale. Per le banche, come penso sappiate, in realtà la funzione di compliance è una funzione di controllo regolamentata, per cui distinta dalla funzione di assistenza legale, però c'è molta convergenza e sempre più spesso anche all'interno delle banche di fatto si lavora a quattro mani, per non dire a otto mani, con anche i colleghi delle altre funzioni di rischio, che sono tipicamente risk management e la funzione internal audit, proprio perché sempre più spesso in tutti i processi aziendali c'è la necessità di fare fin da subito una riflessione sull'integrazione dei profili di compliance in tutti i processi. Quindi è vero che per le banche legale e compliance sono formalmente animali distinti che stanno in uffici separati, però è anche vero che è tipicamente il mio interlocutore privilegiato in banca quando non si parla di interlocuzione con le funzioni di business. Per cui c'è sicuramente un ambito che poi nelle realtà invece più industriali spesso va a coincidere come figure di riferimento e che ha una sorta di fenomeno di ibridazione del ruolo del legale che sempre più spesso si occupa di compliance e della compliance che sempre più spesso poi fa in realtà il ruolo del legale anche, per cui sicuramente vedo grande valore aggiunto nella stretta collaborazione fra le funzioni in termini di competenze. Facciamo rispondere anche Germana, ma aggiungo per lei anche un'altra domanda che è appena arrivata. Un altro tema di grande attualità è quello della privacy e quindi l'adeguamento al GDPR. Nella vostra realtà il General Counsel è anche un DPO. In caso negativo vedete dei conflitti di interesse tra le due figure? Allora, io per quanto riguarda la compliance, la funzione compliance non è integrata nel nostro caso nel legale, però con questa specificità che la nostra compliance si occupa di tutto quanto non è legale, quindi tutti i progetti privacy, antitrust, piuttosto che tutte le verifiche sulle normative di esportazione, sul prodotto, eccetera, sono o gestiti direttamente da noi, oppure quando ci sono integrate nei processi, e mi riferisco qui in particolare al mondo del prodotto, quindi i materiali piuttosto che le sostanze, il trattamento che devono avere certi prodotti per essere compliance con alcune normative in Cina dove noi esportiamo piuttosto che in altri paesi, in questi casi noi coordiniamo. Per il resto la compliance legale, quella regolamentare ovviamente con le autorità di vigilanza, ma insomma in generale è sotto la nostra responsabilità. La funzione compliance, che ha questo nome da noi in azienda, si occupa di altre cose, quindi si occupa ad esempio di tutta la parte di codice etico, di aderenza al codice di condotta fornitori, di rispetto di alcune procedure interne, quindi è più una compliance di carattere procedurale. Quindi questo ad esempio è una modalità. Però anche in questo ambito, non avendo la nostra funzione compliance proprio perché fa questa attività delle competenze legali, collabora comunque sempre in strettissima collaborazione con noi. Ecco, quindi questo è un modello non dal mio punto di vista completamente efficiente, però è anche vero che le attività che almeno da noi oggi fa la funzione compliance richiedono anche magari competenze di carattere più economico, è un po' tipo una tipologia di audit, no? Quindi magari competenze che noi come ufficio legale non abbiamo, perché non abbiamo competenza a verificare i processi non legali, ecco, quindi questo è un po' come siamo organizzati noi. E la seconda domanda qual è che era? Che abbiamo era sul DPO, la funzione sul DPO. Sì. Allora, noi il progetto privacy è di nostra piena responsabilità e abbiamo scelto di avere un DPO esterno per avere un benchmark, perché comunque per noi è stato di grande valore
e di apporto sia per le competenze che ha un DPO esterno che non, diciamo, noi internamente non avevamo sviluppato, quantomeno quando abbiamo fatto l'adeguamento, sia perché ci aiuta banalmente a fare alcune forzature che forse noi non riusciremmo a imporre, alcuni cambiamenti un po' anche, no, culturali, di sistemi. E io trovo che il nostro DPO ci abbia anche aiutato a informatizzare alcuni processi, ad essere più rigorosi. Quindi io credo che l'esperienza, la competenza del DPO e il fatto di avere comunque una figura esterna per noi è stato molto, molto utile, ecco. Quindi io l'ho trovato un modello di grande, insomma, ottimo, anche di collaborazione, di gestione, anche per la parte più informatica, no? Per la parte di implementazione più relativa ai sistemi informativi. Il nostro DPO ha comunque anche una struttura che sa dialogare molto bene con il mondo IT. E anche questo, ad esempio, è stata una validissima sinergia che abbiamo trovato. Ecco. Grazie mille. Chiudo con l'ultima domanda che mi sembra proprio faccia il giro, no? E ci riporti all'inizio e quindi a quell'esigenza di efficienza di cui stavamo parlando. Fabrizio, quale aspetto su tutti viene evidenziato dalle aziende che si sono dotate di piattaforme di gestione degli affari legali? In realtà, diciamo, il primo... Il primo aspetto è sicuramente l'efficienza, ne abbiamo parlato diffusamente prima. Oggi gli strumenti digitali consentono in tutte le aree dell'azienda, quindi non solo nella direzione legale, di portare maggiore efficienza, che è anche facilmente misurabile. L'altro aspetto sicuramente importante, e anche qui in parte oggi l'abbiamo toccato quando abbiamo parlato di cyber security, è la sicurezza. Oggi non si può prescindere da una gestione sicura dei dati, soprattutto in quelle circostanze nelle quali si tratta di dati particolarmente sensibili. Quindi abbiamo parlato anche dei legali esterni, per esempio, e quindi avere strumenti che mi consentano anche di dare accesso ai miei legali esterni laddove io abbia, per esempio, da gestire dei contenziosi. E quindi tutto quello che riguarda la sicurezza oggi è sicuramente un aspetto che viene evidenziato come uno degli elementi che portano le società a investire nella tecnologia, nel legal. L'altro sicuramente l'efficienza. Benissimo, grazie mille Fabrizio, grazie a tutti gli speaker che oggi, insomma, sono stati con noi, grazie, insomma, per le cose che ci avete detto, questa chiacchierata molto interessante. Grazie anche e soprattutto a chi ci ha ascoltato. Non mi resta che ricordarvi di scaricare MAG, l'ultimo numero è uscito proprio ieri, potete scaricarlo da tutti i nostri portali oppure potete scaricarlo anche dalle app. Potete leggere tutti i contenuti interessanti che ci sono sul nostro magazine, ma potete anche, scaricandolo, vedere tutte le iniziative che abbiamo in programma per i prossimi mesi. Grazie mille.